mattina, giorno, sera, notte, praticamente siamo stufi, non ce la facciamo più a respirare, ci alziamo con mal di testa, mal di gola, vomito, una cosa ossessionante. Il signor Francesco abita a 300 metri dall'impianto di compostaggio di Alba Erate. Sopporta i cattivi odori da anni. È esasperato tanto che vorrebbe portare i cittadini fuori i cancelli dell'azienda. Ho già, anche sui social, minacciato il blocco dell'ingresso al compostaggio. Io ho 20 anni che abito lì, 20 anni che sopporto, ogni anno è sempre peggio. Insieme a lui tanti altri che si sono riuniti anche in un gruppo coordinato da Anna Chiodini, anche lei residente nei pressi dell'impianto. Quando l'amministrazione che ha voluto l'impianto di compostaggio è stata eletta come maggioranza, io ero la capogruppo della minoranza e abbiamo ostacolato in tutti i modi la costruzione dell'impianto così ravvicinato alle case. Non abbiamo mai detto che l'impianto non occorreva, ma era l'ubicazione che assolutamente non era accettabile. Le finestre devo tenerle sempre chiuse, non si può tenere aperto niente, perché appena ho la mattina presto, la sera tardi, appena apro devo correre subito a chiudere, perché è una cosa insopportabile, sempre col bruciore di gola. E se stendo qualcosa fuori ti tiro i panni, che sono tutti pieni di odore. Sulla questione torna con forza anche l'opposizione di Peralba Erate, che ha formulato precise richieste all'amministrazione comunale per far fronte alla problematica che da anni crea disagi in paese. Abbiamo chiesto innanzitutto di bloccare l'ingresso di nuovi rifiuti. L'impianto deve fermarsi momentaneamente, non devono entrare nuovi rifiuti e si deve mettere a posto i problemi d'origine, che probabilmente sono legati al famoso biofiltro che va rinnovato. In secondo luogo abbiamo chiesto ad ATS e al sindaco di chiedere ad ATS di ultimare uno studio che era stato portato avanti dal 2014, in cui si ribadiva, si andava a cercare la morbilità, mortalità e incidenza dei tumori del paese di Alba Erate, proprio legato negli anni precedenti, negli anni 2011-2009. È importante che questo studio venga rifatto, vengano inseriti nuovi dati fino al 2020 per capire se qualcosa è cambiato. Un'altra cosa che abbiamo chiesto è stato fatto uno studio chiamato Odor Field Inspection in giro per il paese per capire se veramente la puzza c'era, dove si configurava, in quali orari del giorno e in che zone. Questo studio non si sa come mai non è stato più spiegato ai cittadini. Una volta ultimato, i cittadini non hanno saputo più niente. Questo non ci sembra corretto nei loro confronti e vorremmo che questo venga spiegato nuovamente in un'assemblea pubblica.